CTV Gargano, siamo nuovamente in compagnia dell'onorevole Angelo Cera, sindaco di San Marco in Lamis. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Partiamo dall'attualità politica, notizia degli ultimi giorni, il commissariamento dell'ambito territoriale di San Marco in Lamis per quel che riguarda i servizi sociali. Questo segna una sconfitta della politica, onorevole? Ma mi pare evidente che i quattro comuni, specialmente la politica dei quattro comuni, ha dovuto, con questa decisione della Regione, prendere atto di un proprio fallimento. Quando fra quattro comuni non si riesce a trovare il bandolo della matassa per trovare il sistema come poter rilanciare nell'armonia generale l'azione del piano sociale di zona, quando invece alcuni comuni, volendo approfittare delle difficoltà economiche del comune di San Marco in Lamis, hanno tentato anche attraverso atti deliberativi irresponsabili di rovinare l'unità territoriale, l'unità politica del piano sociale di zona, devo ritenere che i livelli veramente di responsabilità sono caduti veramente in basso. La delibera fatta dal Comune di San Giovanni Rotondo, il quale puliva totalmente San Marco in Lamis di quello che era una propria responsabile autonomia derivante dalla legge di costituzione del piano sociale di zona, e quella irresponsabile sindaco di Rignano Garganico con la sua, come sia, assessore, non so, la saponiere, come si chiama lei, che fanno deliberare al Consiglio Comunale la stessa delibera del Comune di San Giovanni Rotondo, la dice lunga di come non si è cercata la unità, ma si è cercata la divisione. Devo dare atto invece che il Comune di San Nicandro Garganico, attraverso veramente una sapiente regia, soprattutto da parte del vice sindaco, ma voluta anche dal sindaco di San Nicandro, è stata capace di tenere sempre al centro la responsabilità e il tentativo di tenere uniti tutti. Devo dire, da un punto di vista anche numerico, i due comuni, San Marco e San Nicandro Garganico, rappresentavano oltre il 50% del piano sociale di zona. Per cui quello che è avvenuto è veramente l'unica uscita possibile per la Regione per sbloccare il piano sociale di zona. Ecco, sindaco, oltre alla questione del piano sociale di zona... Naturalmente voglio aggiungere questo. Noi abbiamo lavorato sempre per la unità territoriale e assicuro l'intera cittadinanza di San Giovanni Rotondo, di San Nicandro Garganico e di Rignano Garganico che il commissario del piano sociale, la dottoressa Giuliana Garantino, lavorerà per tenere insieme tutti e quattro i comuni con quella pari dignità, con quella pari opportunità che si deve ad un piano sociale che deve essere necessariamente unito e non può essere diviso per beghe di partito, per postazioni di potere a discapito della povera gente, a discapito di quella gente che nei servizi sociali, del piano sociale, cerca ristoro. Oggi c'è bisogno di un piano sociale che aiuti la gente che sta in difficoltà. Solo così noi faremo per intero, e il Comune di San Marco, il commissario, deve operare in questa funzione, cioè tenere unito il più possibile i quattro comuni sull'onda, ecco, di una pari dignità che non può essere mai contrappesato per bandita, perché deve essere favorito uno a discapito dell'altro. Quella pari dignità l'assicurerà l'amministrazione comunale, pur sapendo che il commissario vive di propria autonomia. Per quanto ci riguarda, noi lavoreremo per tenere unito il territorio, non per dividerlo.
E questo sicuramente è un bel messaggio anche rivolto alle categorie meno abbienti. Sindaco, la questione del piano sociale di zona di San Marco in Lamis si è riversata anche sulla politica locale, in particolare a San Giovanni Rotondo, dove è in atto una crisi politica ormai quasi irreversibile, direbbe da dire. Pompiglio non ha più una maggioranza, spaccatura con la Federazione dei Moderati, anche l'UDC fa parte di questa federazione. Qual è il suo punto di vista su questa crisi istituzionale a San Giovanni? Noi abbiamo sempre lavorato perché San Giovanni trovasse un momento di quiete, un momento di pace. Abbiamo sempre detto che la nostra presenza in soccorso, non ci scordiamo che noi siamo arrivati in soccorso ad una giunta di centrodestra che era già in grossa difficoltà un anno e mezzo fa. Siamo arrivati perché ritenevamo che la città di San Giovanni Rotondo non meritasse le agonie di amministrazioni che duravano un anno e mezzo e in 6 anni si erano susseguite ben 4 amministrazioni comunali. Abbiamo fatto tutto questo perché abbiamo sempre ritenuto che al centro dell'interesse generale ci deve essere soprattutto l'interesse per la gente di San Giovanni, per gli operatori di San Giovanni, per tutte quelle opportunità che San Giovanni può dare anche verso il mondo esterno attraverso la presenza di San Pio da Pietrelcina e dell'ospedale. Allora, l'operazione che noi abbiamo fatto allora era quella di evitare già da allora un commissariamento. Oggi queste situazioni si sono incancrenite di più, si sono acuite di più. Io non voglio sapere le responsabilità di chi sono, se sono più del sindaco o meno del sindaco, più di Chiumento o meno di Chiumento. So certamente che un anno di commissariamento, un'agonia di un anno di un commissario prefettizio non è certamente un buon viatico per, come dire, la città di San Giovanni Rotondo. Io sono sempre convinto che la peggiore amministrazione vale sempre di più del miglior commissariamento prefettizio. Per cui io ritornerei e continuo a ritenere che deve vincere soprattutto la moderazione, l'ascia di guerra dei singoli cavilli, dei presupposti personali e dei condizionamenti in questo momento devono lasciare il passo alla saggezza che porta a sapere che probabilmente è giunto il momento di decisioni, diciamo, importanti. Per quanto mi riguarda, io sono convinto che fino a quando ci sono gli estremi, anche residuali, per poterci ragionare, per salvare una amministrazione, bisogna fare tutto il possibile per cercare di ricomporre questa frattura. Anche perché, voglio dire, alla città di San Giovanni Rotondo, i personaggi lì a San Giovanni sono sempre gli stessi. Per cui i problemi di oggi si sposteranno in maniera inequivocabilmente, si sposteranno su altri fronti, perché i personaggi che stanno oggi a destra si sposteranno a sinistra, quelli di sinistra si sposteranno a destra, la gente che è abituata a votare in un modo continuerà a votare nello stesso modo, per cui i protagonisti dello sfascio di oggi saranno i protagonisti dello sfascio di domani. Allora, io mi riferisco agli uomini di buona volontà a San Giovanni. Io non sono per Pompiglio sì o Pompiglio no. Io sono per San Giovanni sì e San Giovanni sempre. Per cui se c'è la possibilità di poter trovare un punto veramente minimo di accordo, magari per avvicinarsi alla prossima scadenza elettorale, si facciano 3 o 4 cose importanti che riguardano possono riguardare la città, non il singolo interesse, interessi di natura generale, e si vada poi in maniera corretta a dimettersi tutti insieme a qualche mese dalla prossima scadenza elettorale. Perché io sono convinto che la città
di San Giovanni e dei San Giovannesi, non è di un commissario prefettizio o di un burocrate che verrà da Foggia a far valere solo ed essenzialmente, diciamo, le misure di legge. Questo è quello che io mi auguro per San Giovanni in Adone. E questo è sicuramente un bel messaggio da parte sua, Sindaco. Concludiamo con una nota politica. Si sono da poco concluse le elezioni europee per l'UDC, l'alleanza con il nuovo centrodestra non ha pagato in termini elettorali. Quali saranno le future mosse all'interno del vostro partito? Ma noi abbiamo dimostrato che probabilmente senza i nostri voti il centrodestra non raggiungeva, non avrebbe raggiunto il 4%, così come dobbiamo prendere atto che oggi noi da soli non possiamo fare un partito o immaginare di avere una prospettiva. Urge mettere su una coalizione di centro moderato, magari anche, come dire, conservatore nei valori, sotto alcuni punti di vista, di valori democristiani che non sono mai passati, e fare un partito di moderati. Quando noi, io mi sono permesso di trovare qualche, come dire, qualche difettuccio alla nuova sigla di Alfano e Nuovo Centrodestra. Il centrodestra è già abbondantemente occupato. Ci sta Forza Italia, ci sono Fratelli d'Italia, ci sono la destra, è così occupato che, diciamo, da questo punto di vista non attrae più nessuno. Se noi lavoriamo invece ad attrarre l'area moderata, che è maggioritaria in Italia, in un contesto di un nuovo soggetto politico che magari parte dalla base, come proposta dalla base, e non imposta dall'alto, io credo che c'è una buona prospettiva, e sono certo che i partiti non possono essere più personalizzati, e qui mi fa ridere l'idea di chiamare Nuovo Centrodestra con la scritta Alfano. A me mi piace immaginare quello che ho sempre vissuto dal partito, uno scudo crociato con la scritta Libertas, un concetto universale, la libertà di tutti, che ti crea, ecco, poi le condizioni per essere in un partito realmente popolare, cristiano e che abbia valori fondanti nella universalità. Questo è quello che mi aspetto da un nuovo soggetto, però è diventato ineluttabile che queste forze si mettano tutti insieme, intanto per ora attraverso un messaggio di solidarietà nazionale che spinga Renzi poter continuare a governare per uscire fuori dalle secche della crisi economica e sociale dalla quale ci troviamo, ma chiaramente creare domani mattina le condizioni per una nostra autonomia, per poter decidere in autonomia la nostra strada. Questo è quello che io prevedo. Naturalmente, diciamo, poi deve essere condivisa in una strategia molto più larga e più complessiva, che deve essere anche la strategia di tutti. Io volevo aggiungere un'ulteriore considerazione al primo ragionamento iniziale, quello del piano sociale di zona. Voglio rassicurare, ecco, l'ho detto prima e lo riconfermo adesso, che non ha vinto nessuno. Ha vinto in questa occasione, forse per la prima volta dandone anche un merito, la responsabilità della Regione, che ha riconosciuto i nostri meriti di responsabilità, però ha anche riconosciuto un altro aspetto fondamentale, che la politica in questo momento non era in condizione di poter governare questo processo che va verso gli interessi della povera gente. Ha fatto bene la politica, in questa occasione, cioè la politica sarebbe la scelta regionale, a capire che a livello locale non si sarebbe tirato un ragno dal buco, ed essersi sostituita alle decisioni dei quattro comuni è stata forse, diciamo, la decisione più opportuna che la Regione poteva fare. E voglio assicurare per l'ultima volta che da subito i quattro commissari dovranno mettersi a lavorare
per far ripartire alla grande diciamo, tutti i progetti del piano sociale di zona che si rivolgono ad una platea, quella diciamo, più debole, che sono i servizi sociali del nostro territorio. È quello che io mi auspico e voglio dire alla città di San Giovanni Rotondo che io mi sento sempre legato nella riconoscenza, nella mia vita personale, al paese di San Bio, ritenendomi soprattutto figlio di quella città. Non mi sento sindaco di San Marco, ma mi sento sindaco dei due comuni. San Giovanni mi appartiene, ce l'ho nel cuore e io credo che possono stare tranquilli, che nessuno dei quattro comuni, finché sarò sindaco di San Marco in Lamis, potrà in qualche maniera dichiararsi insoddisfatta da un atteggiamento commissariale. Per cui confermo la mia totale disponibilità a tenere in vita sempre e comunque come bandiera la unità territoriale. Grazie sindaco e da parte nostra di TV Gargano buon lavoro. Grazie di cuore.